Ci sono manifestazioni di interesse per lo stabilimento Atlantis di Sariano di Gropparello, chiuso nel marzo del 2013. Tuttavia, dopo le sollecitazioni dei lavoratori sulle possibili offerte, la Società Nautica di Torino ha precisato alle organizzazioni sindacali come al momento non sia in corso nessun accordo di vendita per l'ex fabbrica di yacht. I dipendenti, molti dei quali lavoravano già per la fabbrica quando era ancora Gobbi, alla fine degli anni 70, saranno coperti da cassa integrazione fino al 6 gennaio. Dopodiché, con ogni probabilità, partirà una procedura di mobilità per gran parte dei lavoratori, che segnerà una nuova uscita di massa. L'esodo da Atlantis è iniziato di fatto poco dopo la chiusura del gigante che per 30 anni ha dato lavoro a centinaia di famiglie piacentine, 46 quelle residenti a Gropparello, prima dello stop della produzione di lusso. Molti si sono trasferiti altrove, chi dai propri parenti, chi nel paese di origine. Oggi ci sono 65.000 metri quadrati inutilizzati nella storica fabbrica di Sariano, un'altra cattedrale nel deserto, vuota, in attesa di un acquirente. Un caso replicato quest'anno alla Sandvik di San Polo di Podenzano, anche questa una fabbrica gioiello, chiusa e inutilizzata da luglio. In attesa di un acquirente, vuota in preda ai continui attacchi dei ladri, ci sono anche le fabbriche Terre Cotte di Cadeo e Borgonovo. Piacenza ha conosciuto tante di queste storie. Quella dell'Atlantis era stata tra le più combattute dai lavoratori. La cassa integrazione straordinaria era stata sottoscritta dopo una trattativa estenuante durata 74 giorni, durante i quali gli operai erano saliti per protesta sul tetto.